Amichevole, e la volevo concludere con un nuovo arrivo che mi è arrivato proprio oggi come regalo di Natale, cioè FIFA 16. Allora, purtroppo non possiamo fare l'amichevole foot perché non è stata selezionata, perché come gioco era stato selezionato MLS 24, solo che purtroppo, sbadatamente, non so il perché, l'ho disinstallato. Logicamente non oggi. E quindi ho pensato come riserva FIFA 16 e faremo un amichevole semplice. Siamo con il Napoli, sfideremo il Cork City. Già ho fatto la formazione che vedrete nel corso della partita. E niente, cominciamo. E adesso dobbiamo allenare i gabbiadini. Olè. Ah, ragazzi, e non solo mi è arrivato FIFA 16, ma mi è arrivato anche. Lo sapete che cosa mi è arrivato anche? Mi è arrivato anche PES 2020. Quindi abbiamo due giochi nuovi: FIFA 16 e PES 2020, che porteremo successivamente. In futuro, logicamente. Comunque, l'allenamento è andato bene e niente. Un saluto a Comunque, tutti, adesso si signori, che gioca sono allo Stefano stadio San Dalla. Paolo di La Napoli. ferma, Si porta la gioca bandiera, chiama l'amichevole tra tutti, club. chiama Si tutti, chiama sfidano tutti. Napoli e A Cork portare City. l'emozione di questa sfida. Comunque, ragazzi, lo ripeto perché è entrato adesso. Da come state vedendo, sto portando un gioco nuovo perché MLS 24 l'ho disinstallato sbadatamente. Però, come gioco nuovo, non mi è arrivato solo FIFA 16, ma bensì mi è arrivato anche PES Vediamo la 2020, che formazione iniziale porteremo del in Napoli, futuro. eccola. Comunque, formazione Si Napoli. schierano con il 4-4-2 con caratteristiche però che sembrano spiccatamente offensive. Questo è l'11 della Formazione squadra Cork ospite. City. Ci sono due attaccanti esterni, uno centrale, dunque 4-3-3. Rafa Benitez ha lasciato il Napoli dopo due stagioni con risultati forse Arbitro inferiori Enis alle Baldai. aspettative, soprattutto l'ultima nelle due stagioni. Penso che i tifosi siano arrivati Comincia un po' Napoli Cork incerti. City. Risultati che non Batte esaltano il il Cork calcio City comune, con. sono costati la qualificazione alla Champions Cup. Attenzione, attacca il Cork City. Cross. Palla Attenzione, in cross. Cross attacca il a Cork destra. City. Palla che Tiro, si palla fuori. blocca e finisce a. Bisogna essere lucidi nel momento che Jonta. conta. Non si possono davvero mandare Ignacio a spreco come Fidalef. questo. Jonta. Fidalef. Jonta. Il Napoli si presenta a questa sfida con i favori del pronostico. Sarà una gara agevole, Stefano? E beh, questo non lo so, ma credo che alla fine la vittoria non dovrebbe sfuggirgli. Attacca il Cork City, attenzione, la recupera Enrique. Giuseppe Nicolao. Allan. Allan, attenzione, respinge. Sarà rimessa dal fondo. Rimessa dal fondo. Le squadre scendono in campo sotto una testa Jonta. nemicata. Non sono le condizioni ideali queste, Stefano. Fidelef. Trempier, giocare la palla e mantenere l'equilibrio su questo terreno sarà Allan. parecchio complicato. Recupera il Recupera pallone. il giocatore del Cork City. Attentissimo Attenzione, palla fuori. sull'azione che era complicata. Sarà corner a disposizione. Calcio d'angolo, batte il giocatore del Cork City, che non mi ricordo il Occhio al nome. traversone, Passaggio per l'altro giocatore allontana del il Cork pugno. City. Allontana coi pugni Jonta. Antonio Negro. 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 C'è Negro. spazio davanti a Antonio sé. Negro, il giovane preso dalla primavera. Antonio Negro. Ecco il Antonio tiro Negro. e Papera del palla portiere ed è sotto lo 1-0 stoppiere. Napoli. Finisce il Napoli 1, recupero Cork dopo un City lancio 0. qui. Gol di Antonio Negro. Ingannato proprio
probabilmente dalla traiettoria del pallone e dalla neve. Non è certo facile giocare in queste condizioni per Luigi. Ed ecco 1-0. Il primo gol dell'incontro, 1-0. Tocco orizzontale. Attenzione, possesso per i Cork City con il giocatore del Cork City. 20 del pallone con una buona serie. La recupera di Maggio. David Lopez. Maggio. Alan. David Lopez. C'è il recupero del pallone. Attenzione, la recupera il giocatore del Cork City, di cui non mi ricordo il nome. Gabbiadini. Possesso per il Napoli con Gabbiadini. Cerca Antonio Negro in avanti per Soma Novonti. Attenzione, Novonti carica il tiro e c'è il gol del 2-0. Il gol dell'altro giovane preso dalla primavera, Soma Novonti. Napoli 2, Cork City 0. Hanno raddoppiato. 2-0. Avanti 2-0. Occhio al calcio di punizione per il Napoli. Batte Ignacio Fidelef. Alan. Jorginho. Alan. Conquista il possesso di palla. Attenzione, attacca il Cork City. La recupera Maggio. La recupera il giocatore del Cork City, di cui non mi ricordo il nome. È riuscito facilmente a superare il marcatore. 26. Questo non è un buon lavoro. Attenzione, 26. Conclusione deludente davvero. Palla alta. Jonta. Hanno esagerato qui col tiki taka e hanno recupera Giuseppe Nicolao. Fidelef. Gabbiadini. Soma Novonti. Gabbiadini. Contrasto pulito che ferma. Recupera il numero 7. 22. 7. Interrompono bene la recupera Jorginho. La pressione sulla difesa. Novonti. Negro. C'è la prateria. Gabbiadini. Va solo verso la porta. Gabbiadini. Parata del portiere. Porta vuota e c'è il gol del 3-0 Napoli. Napoli 3, Cork City 0. Il replay ci mostra l'azione che ha portato al gol il Napoli. La difesa qui ha dormito dopo la prima respinta del portiere. Un gol di Marques Allan. Del gol per insaccare sulla ribattuta. 3-0. Conducono per 3 reti a 0. Si andrà avanti a giocare per altri 2 minuti. Ci sono 2 minuti di recupero. Ecco. 23. 7. Tocco interessante. 23. Colpo di testa. Palla fuori. Sistema il pallone, pronto per il corner. Calcio d'angolo. Batte il Cork City. Attenzione, allontana Jonta. 6. 26. Occhio al cross. Attenzione, colpo di testa, palla fuori. Pronto a battere il calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Attenzione, colpo di testa. Palla fuori, fine primo tempo. Allora, prima di cominciare il secondo tempo, voglio levare questa cosa. Oh, eccolo qua. Voglio disattivare questa cosa che
No, ok. Disattivato, così almeno leggo i nomi che non me li ricordo tutti. Comincia il secondo tempo, sostituzioni per i Napoli. Esce Allan Lopez, Giorginio Dentagrassi, Fornito e Nathaniel Chalobah. Secondo tempo che inizia in questo istante, vedremo se riusciranno a reagire e a salvare almeno la faccia. Somano Vonti. La recupera Gaynor. Cerca Sheppard. Pallone. Esce Gionta senza problemi. Giuseppe Fornito. Alberto Grassi. Somano Vonti. Recupera Murray. Gaynor. O'Sullivan. Dennehy. O'Sullivan. E le ali. Miller. La recupera Nicolao. Gabbiadini. Somano Vonti. Filtrante per Chalobah. Cerca Antonio Negro. Antonio Negro. E sulla papera di nuovo segna Antonio Negro. Napoli 4, Cork City 0. Gol del giovane preso dalla primavera. Doppietta. È una bella doppietta, ma troppo spazio, troppo passivo l'atteggiamento della rifiuta. Una partita a senso unico. 4-0 per loro. Buckley. Gaynor. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Cross. Allontana Enrique. Giuseppe Fornito. Grassi. Gabbiadini. Novonti. Somano Vonti. Novonti. 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 Parata del portiere. Palla ancora lì. Palla alta. Pronti per il calcio d'angolo. Sostituzione per il Cork City. Esce O'Sullivan ed entra O'Fillin. Calcio d'angolo. Batte Fidelef. Cerca di testa Maggio. Attenzione, palla ancora lì. Attenzione, buona per Novonti. Palla fuori. L'ha sicuramente aiutato Pierluigi. Messa dal fondo. McCulty. Dunleavy. Eali. O'Fillin. Recupera Sheppard. Rimessa dal fondo. Gionta. Fidelef. Giuseppe Fornito. Gabbiadini. Somano Vonti. La recupera Chalobah. Grassi. Negro. Grassi, carica il tiro, palla fuori. Si dispera, giustamente, ma deve essere una buona opportunità. E probabilmente ne capiteranno altri. Rimessa dal fondo. McCulty. Murray. Gaynor. Buckley. Gaynor. Colpo di testa. Fidelef. La recupera Miller. O'Fillin. La recupera Enrique. Fornito. Novonti. Gabbiadini. C'è la prateria per andare. Gabbiadini. Gabbiadini. Parata del portiere. Buona ancora per Antonio Negro. E c'è il poker. Napoli 5, Cork City 0. Gol di Antonio Negro. Oggi è davvero implacabile. Sì. Palla che tocca la trasforma in oro. Davvero incontenibili, continuano a cercare il gol e a trovarlo. 5-0. La differenza fra le forze in campo oggi sembra evidente, sembra quasi di assistere a una partita fra squadre di categorie diverse. Dunleavy. Evidente la differenza, Pierluigi. E Ali. Intercettato palla con un ottimo tempismo, Dunleavy. La difesa di respirare. Sheppard. Cerca i compagni. Cross. Molto bene. Maggio. Chalobah. Cambio in arrivo per la squadra ottica. Gabbiadini. Negro. Credo sia il momento giusto questo. Recupera Grassi. Gabbiadini.
Somanovonti, la recupera Miller. Vukley cerca Shepard. C'è spazio davanti a sé. Healy. Attenzione, porta vuota, la recupera Enrique. Giuseppe Nicolao. Gabbiadini. Somanovonti. Quarto uomo, esibisce il tabellone. Ci sono 2 minuti di recupero. Somanovonti. Novonti, Novonti. Parata del portiere. Murray. Gaynor. Dennehy. Fischio finale e Napoli vince questa amichevole, sostituita da MLS 24 contro il Cork City. Può davvero essere soddisfatto della sua partita. Migliore in campo Antonio Negro. Senza dubbio. Ha fatto la differenza in campo mettendo a segno una straordinaria tripletta. Si porta a casa il pallone della partita, Pierre. Risultato finale: Napoli 5, Cork City 0. E si vince anche l'ultima amichevole. Purtroppo non l'abbiamo potuta fare su MLS 24 perché, come ho già detto, sbadatamente per errore l'ho disinstallato, ma non adesso, in cui non l'ho disinstallato questo giorno, nel giorno di Natale, ma penso molto tempo fa, di cui non mi ricordo neanche il perché, forse era per liberare memoria, adesso non mi ricordo. Dato che non me lo potevo reinstallare, allora l'ho sostituito con FIFA 16, però purtroppo non potevamo fare l'amichevole foot perché FIFA 16 non è stato selezionato, e quindi se noi facevamo l'amichevole foot andavamo contro le regole, e quindi ho seguito la regola. Se non ci sta un gioco, viene sostituito da un gioco di riserva, però con un'amichevole classica, come abbiamo fatto adesso, cioè che non c'era MLS 24, abbiamo preso FIFA 16, cioè il gioco di riserva, e abbiamo fatto l'amichevole classica, vincendo anche 5-0. Detto questo, ragazzi, vinciamo l'ultima amichevole contro il Cork City. E adesso, ragazzi, io vi do appuntamento alle 21 per la serata del 25 dicembre. Noi ci vediamo alle 21. Ciao!